Giuseppe Costanza, un appuntamento importante per questa scuola, per i ragazzi di qui di Pinerolo, per questo suo incontro. Deve essere un momento per lei comunque sempre importante ogni volta che si trova a confrontarsi con i ragazzi. Io ritengo che sia fondamentale, soprattutto incontrare i ragazzi che saranno il nostro futuro. E questa è la formazione per il domani, per l'avvenire di loro stessi. Per la nuova società. Ecco, lei è il testimone vivente di una dramma non solo personale ma anche italiano. Il messaggio che si vuole lanciare a questi giovani qual è? È quello di un loro futuro e quindi di una crescita di formazione e che possano finalmente cambiare l'Italia. Siamo con la dirigente. Un bel incontro, un impegno importante, le motivazioni sono notevoli anche dal punto di vista didattico, immagino, questo incontro. Assolutamente sì, l'Istituto Comprensivo Pinerolo 2 è tesserato all'Associazione Libera, la sezione di Pinerolo. Noi crediamo tantissimo in questo messaggio da lasciare ai nostri ragazzi. I ragazzi ci credono, anche loro, capiscono l'importanza del messaggio che noi vogliamo trasmettere e crediamo, come aveva detto il giudice Falcone, che le idee debbano restare. Quindi noi ci adoperiamo in tutto perché queste idee possano andare avanti. Due anni fa è diventato per la nostra scuola un punto di riferimento, è un simbolo di legalità e la sua presenza lo legittima. Siamo veramente commossi di aver accettato questo invito, perché per noi questo progetto è fondamentale, caratterizza la nostra scuola. Lavoriamo da anni con Libera, il nome di Falcone, il nome di Borsellino, il nome di Vita Atria, e quest'anno in maniera particolare i nomi delle piccole 108 vittime di mafia saranno ricordati. Sono tutti nomi che abbiamo nella scuola, perché ogni angolo della nostra scuola, ogni ingresso è accompagnato da una frase tratta proprio dai discorsi, dalle interviste fatte negli anni ai ormai purtroppo vittime della mafia. Quindi vogliamo proprio caratterizzare questo momento. Questo è quello che faremo oggi, te lo lascio. Sì. Per noi è un passaggio, se poi dovesse passare da Palermo e attaccarlo all'albero, quello ci farebbe piacere. Se le capitasse, per noi sarebbe. E questa piccola e ha la sua presenza il valore di una testimonianza. Un nome e una storia su un libro è un fatto, la testimonianza sua rende tutto molto più tangibile e reale, e vogliamo pensare che sia veramente il frutto di questo nostro piccolo ulivo. Ulivo che abbiamo scelto anche perché è uno degli alberi più longevi, quindi noi speriamo che cresca. Speriamo che sì, passino generazioni e generazioni di ragazzi, e questo sarà sempre il punto. La ringraziamo molto. Ciao a tutti ragazzi. Siete tutti terza? No, secondo e terza. Bellissimo. Vedi, questa è. Questo è il nostro futuro. Dobbiamo stargli molto vicino e farli crescere con un'idea diversa di quella che sta. Scuola primaria Lauro, sta arrivando una sola classe per motivi ovviamente di capienza, quindi di sicurezza del locale, per un evento di importanza direi molto molto elevata, perché è venuto a trovarci e a parlare con noi il signor Giuseppe Costanza. Lui è stato l'autista del giudice Giovanni Falcone ed è l'unico sopravvissuto alla strage di Capaci.
ci porta la sua testimonianza e noi ci riteniamo davvero onorati che ci abbia appunto omaggiato della sua presenza. Grazie a voi per l'accoglienza. Grazie di tutto. Ciao a tutti ragazzi. Sono trascorsi ormai quasi 26 anni, perché a maggio sono 26 anni della strage di Falcone. Per voi è storia, per me no, perché io l'ho vissuta. E oggi voi avete l'opportunità di avere, non di leggere, ma di avere una testimonianza di ciò che è avvenuto non soltanto nel 1992, ma dall'84 al 92 fino ai giorni nostri. Perché io iniziai a lavorare al Ministero della Giustizia, perché è un'opinione diffusa che io sia un poliziotto, quindi un dipendente del Ministero dell'Interno, ma non è così. Io sono un dipendente del Ministero della Giustizia, in ambiti civili, quindi non militari. La mia qualifica è quella di conducente di automezzi speciali, genericamente chiamati autisti. Noi abbiamo un patentino in particolare per poter guidare quei mezzi, perché quei mezzi sono dei blindati. Quindi voi vedete delle macchine, ma guardateli come un carro armato. Lì dove il semplice proiettile non ci potrebbe fare nulla, perché le macchine sono blindate.